Ogni arte vive di riferimenti mitologici, anche lo sport ha dei riferimenti mitologici. E così, non so, chi ama giocare a calcio avrà in Maradona probabilmente il più grande, no? Avrà il fuoriclasse quasi inimitabile. Ecco, nell'arte della scrittura esistono tante diatribe su chi sia il più bravo, su quale sia la migliore descrizione, quale sia lo stile più adatto, eccetera, eccetera. Però su una cosa molti concordano, non tutti, ma molti sono d'accordo nel ritenere L'incipit di Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez come forse uno dei più bei incipit mai scritti. Molti anni dopo, di fronte al plotone di esecuzione, il colonnello Aureliano Buendía si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui suo padre lo aveva condotto a conoscere il ghiaccio. Macondo era allora un villaggio di 20 case di argilla e di canna selvatica, costruito sulla riva di un fiume dalle acque diafane che rovinavano per un letto di pietre levigate, bianche ed enormi come uova preistoriche. Il mondo era così recente che molte cose erano prive di nome, e per citarle bisognava indicarle col dito. Ora, la grandezza di questo incipit sta tutta nella capacità, in pochissime righe, di sintetizzare un arco temporale immenso. Molti anni dopo, e già questo attacco, molti anni dopo rispetto a quale tempo? Non ha ancora fissato un oggi, ma già ci proietta in un domani. E addirittura non un domani lontano, molti anni dopo. Di fronte al plotone di esecuzione, rendetevi conto che qui io non so ancora di chi e di cosa parlerà questo romanzo, ma so già che un personaggio che probabilmente per me sarà rilevante a un certo punto si troverà di fronte al plotone di esecuzione. Ora, chiedetevi, ma è possibile chiudere una pagina del genere e non andare avanti? E guardate che qui siamo alla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, no, nona parola. La nona parola è esecuzione. Vuol dire che in nove parole lui ci ha già dato una dimensione di una storia che coprirà un lungo arco temporale, di contro lo diceva già il titolo, Cent'anni di solitudine, per cui ci dice molti anni dopo, e poi ci dice di un evento molto importante che in qualche modo ci chiama ha una grandissima curiosità. Perché questo personaggio si troverà di fronte al plotone di esecuzione? Poi va avanti, il colonnello Aureliano Buendía finalmente ci cita il personaggio, si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio. Di nuovo, ci ha spinti nel futuro, molti anni dopo, ci presenta un evento come l'esecuzione davanti al plotone, ci parla del personaggio e poi di nuovo ci riporta in un altro arco temporale, che è il ricordo di un remoto pomeriggio e quindi in un tempo che probabilmente non è nemmeno l'oggi, ok? Non è nemmeno l'oggi rispetto al quale si distanzia con quei molti anni dopo. Molti anni dopo si sarebbe ricordato di quel remoto pomeriggio in cui il padre lo aveva portato a conoscere il ghiaccio. Conoscere il ghiaccio. Capite che anche qui siamo alla terza riga e ci chiediamo che senso possa avere questa frase? Com'è possibile che qualcuno non conosca il ghiaccio? E allora di colpo mi ritrovo in un mondo che non è civilizzato se non conosce ancora il ghiaccio. Eppure è civilizzato perché si troverà di fronte a un plotone di esecuzione, vuol dire che ci saranno delle armi da fuoco, che c'è una società, ci sono dei militari, c'è una legge marziale, c'è qualcosa, no? Ma non è già evidente qui tutto un cammino che bisognerà fare attraverso la lettura di questo romanzo? Cioè non è subito e immediato per il lettore il dubbio del come si passa da un mondo in cui non si conosce il ghiaccio a un plotone di esecuzione. Macondo era allora un villaggio di 20 case di argilla e di canna selvatica costruite sulla riva di un fiume, dalle acque diafane che rovinavano per un letto di pietre levigate, bianche ed enormi come uova preistoriche. Vedete come tutta questa parte, tutta la descrizione di Macondo, ma già anche solo il suono Macondo, quanto è appunto rotondo, quanto è levigato questo paese di origine, questo fiume dalle acque diafane che rovinano per un letto di pietre levigate, no?
bianche ed enormi come uova preistoriche. Tutto ciò che è in questo passato è un passato preistorico, cioè la preistoria di questo personaggio. E per il solo fatto di essere confinato nel ricordo, assume delle forme smussate, dei colori diafani, bianchi. Le pietre non sono più ruvide, ma sono levigate. Il mondo era così recente che molte cose erano prive di nome e per citarle bisognava indicarle col dito. Ed ecco che davanti a questo, a un incipit del genere, ti viene da dire che forse il compito dello scrittore è proprio questo. È saper dire le cose in maniera così memorabile che il suo compito diventa quasi come quelle di indicarle col dito e dare loro finalmente un nome.